diritti generali sulle nomine dicano invita a il sindaco a togliere la fiducia. Mi sembra sinceramente che ci sta adesso un po' stretto, però sappiamo come è nata tutta la deliberazione di quella sera lì e quindi è andata in questo modo. Da ultimo, poi riprenderò le cose che sono state dette anche rispetto a chi vorrà intervenire ancora, mi sembra il caso di tenere un po' di tempo, sulla questione del giudizio morale. Siamo un consiglio comunale, non siamo un tribunale dove si danno giudizi giuridici, non siamo nell'associazione. Consigliere Iantono, a lei ha detto che chiede la cesura come illegittima, grave, riprovevole la condotta tenuta del sindaco, non può rispondermi, per cortesia. No, non è un'ora, sta parlando di 7 minuti. Ma lei ha diritto di replica. Consigliere Antonio, lei ha diritto di replica, dopo che ha sentito tutti gli interventi, avrà diritto di intervenire nuovamente e avrà diritto di replica, non significa interrompere chi sta parlando. Non deve interrompere, no? Quindi la prego, la invito per cortesia a stare serio, ascolti tutti i suoi... Consigliere Antonio, per cortesia, allora ascolti l'intervento di tutti e poi in fase di replica risponderà ai consiglieri, in fase di replica risponderà anche al sindaco. Adesso non è la replica, no, prego consigliere. Capisco il nervoso del consigliere Iantorno, perché d'altra parte ha parlato per 40 minuti. Non fa niente, ha parlato per 40 minuti educatamente ascoltato e ha invece replicato in modo assolutamente diverso. Evidentemente il tribunale, oltre a dire signor giudice, si fa così, qui forse si tenderebbe a non fare. Comunque non ha capito quello che stavo dicendo, è che noi non siamo un tribunale dove si dà un giudizio di merito giudiziario, siamo in un consiglio comunale nel quale non si danno neanche giudizi di merito morale, etico, perché non è questa la sede. Quindi respingo assolutamente questo, difendo totalmente quello che ho fatto e stia attento come parla. Grazie signor sindaco. Consigliere Rapinese, prego.